Il premio nasce proprio con l'obiettivo di premiare le eccellenze. Nasce nel 2001 a Monreale e con l'obiettivo di premiare le donne giornaliste. Poi negli anni comunque il premio ha assunto una valenza sempre più rilevante e quindi l'abbiamo esteso anche agli altri settori, alla pubblica amministrazione, l'imprenditoria, magistratura. Questo premio ha un valore incredibile in questo momento perché tra pochissimo, tra pochi giorni, infatti ho detto aspettiamo prima di uscire perché dobbiamo andare a ritirare questo premio perché sto per diventare mamma per la terza volta. E quindi per me è molto importante perché ho sempre tenuto alla mia professione, che credo di aver svolto sempre con grande impegno, e allo stesso tempo ho sempre tenuto anche al mio ruolo di madre. Una vita spesa all'interno della realtà delle poste, un riferimento prezioso per chi fa comunicazione, perché occuparsi di pubbliche relazioni e di comunicazione istituzionale è molto delicato, è un riconoscimento ad un impegno che però prosegue ovviamente. Certo, la ringrazio per quello che mi sta dicendo perché il miglior complimento dal punto di vista professionale è umano, perché qui io rappresento tutti i colleghi, tutti i dipendenti di aziende che lavorano coscienziosamente e con dedizione. Vi ringrazio veramente. Quanto è difficile, se lo è sicuramente sì, da donna, però farsi strada offrendo capacità professionali e competenze in un settore delicato come quello delle poste, ma in tutti gli altri settori. È difficile come è difficile per chiunque. Sicuramente le donne hanno degli impegni e dei ruoli differenti perché rappresentano madri, mogli e lavoratrici. Penso che hanno un senso del dovere e della responsabilità più spiccato, perché sono abituati ad assolvere più ruoli. Aprire le porte del circolo ufficiali per ospitare un premio che riconosce l'eccellenza femminile nelle diverse realtà professionali e lavorative, che valore Rimuovere uno stereotipo anacronistico, che è quello che vuole le caserme chiuse all'ambiente esterno e soprattutto non rivolto alle donne. L'esercito oggi è con le donne, lavora benissimo anche nei teatri operativi con le donne e quindi è naturale conseguenza di tutto questo. Numericamente, quanto è consistente la presenza femminile all'interno dell'esercito per quelli che sono i dati, gli ultimi dati che voi avete? È notevole, si aggira circa un 10% del totale della forza armata, equamente ripartito e distribuito in tutti i ruoli e tutti i gradi.